il consiglio comunale, i consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco Giuliano Di Tanna, che è caporedattore, mi pare, del centro, caposervizio del centro. Due parole per dirvi che questa è la seconda serata della Festa dell'Unità a Pescara, che abbiamo organizzato dopo quella dell'anno scorso, in cui abbiamo ricominciato e ripreso il discorso delle feste dell'unità con il provinciale, con l'aiuto anche del regionale quest'anno. Ieri sera abbiamo avuto la prima serata, grande successo, abbiamo avuto tantissime persone, soprattutto giovani, che non è una cosa scontata. Sappiamo tutti qual è il clima e l'atmosfera in cui si sta svolgendo questa festa dell'unità, che è quella purtroppo tragica, che tutti conosciamo, del terremoto che ha fatto tantissime vittime e purtroppo non sappiamo ancora quante ce ne saranno. E quindi abbiamo cambiato un po' l'impostazione di questo festival dell'unità, di questa festa dell'unità, improntata proprio sulla solidarietà, sulla vicinanza, solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e soprattutto a tante, le tantissime persone che in questo momento soffrono a causa del disastro che è accaduto. Domani ci sarà il lutto nazionale, la festa dell'unità andrà avanti, perché noi pensiamo che stare insieme è meglio che stare da soli ognuno a casa propria, perché c'è una riflessione che facciamo e poi tante attività proprio per la solidarietà, con raccolta fondi, beni di prima necessità, insomma cerchiamo di essere utili a questa causa, a questa tragedia che è accaduta. Quindi ecco, io solo due parole, vi lascio e inizio, do la parola a Giuliano Di Tanna per iniziare questo incontro sulle problematiche che a tutti interessano, noi come Partito Democratico di Pescara e abbiamo il sindaco, gli assessori e i consiglieri che cercheranno di dialogare per capire e vedere quale può essere la soluzione a tanti problemi a partire dal presente e qual è la prospettiva futura. Grazie. Grazie a Di Pietro Antonio. Allora, il sindaco lo conoscete, abbiamo anche Antonio Blasioli che è presidente del consiglio comunale, Marco Presutti che è il capogruppo del PD in consiglio comunale, due assessori, Paola Marchigiani e l'assessore Santa Venera. Lei si occupa di beni culturali? Sì. È di Monnezza. E l'assessore Santa Venera invece di benessere animale e edilizia. Scusatemi che forse non ho detto una cosa che prima mi dicevano, domani c'è il lutto nazionale, ma domani la festa dell'unità di Pescara, come tutte le feste dell'unità in Italia, si terrà lo stesso. Domani ci sarà il vice segretario nazionale qui sopra, che è Deborah Serracchiani, per discutere di problematiche legate evidentemente al referendum costituzionale e tante altre cose, ma è chiaro che si parlerà comunque sempre del problema del terremoto. Probabilmente quello che non si farà è lo spettacolo musicale, però insomma il dibattito andrà avanti. Grazie, scusami Giovanni. Allora, c'è anche l'assessore Gian Pietro, consigliere. Il tema di questa serata è uno di quei temi che mi ricordano brevi cenni dell'universo, no? Ecco, sono tre parole: emergenza, ambizione, progetti. Io andrei avanti facendo parlare prima il sindaco su quali sono le emergenze di Pescara. Questo è un pubblico naturalmente amico più o meno del sindaco, quindi però ciò nonostante insomma dobbiamo chiederci anche che cosa non funziona in questa città. Siamo qui non per farci i minuetti, ma per parlare di politica, e la politica è questa. Quindi al sindaco chiederei, senza allargarci troppo, quali sono le due emergenze della vita della collettività in questa città, e poi sentiremo anche gli assessori, consiglieri, presidente del consiglio comunale. Parleremo dopo dei progetti e delle ambizioni di una città come Pescara. Se qualcuno del pubblico vuole fare delle domande, ci abbiamo due microfoni, quindi c'è disponibilità di audio. Sentiamo prima che cosa ci dice il sindaco sulle emergenze, le due emergenze principali.
Grazie Giuliano. Buon pomeriggio a voi tutti. Non so perché mi ricordo quella canzone di Renzo Arbore, quella trasmissione, anzi di Renzo Arbore, meno siamo meglio stiamo. Ed è fuori discussione che questo sia un pubblico amico, d'altronde siamo la festa dell'unità, ma certamente non per questo ci esimiamo dall'affrontare problemi, criticità e naturalmente discorsi prospettici, emergenze. Se io dovessi con sintesi giornalistica elencarle, direi che le emergenze sono compendiabili in queste due parole: ambiente e decoro. Ambiente è un complesso articolato, certamente l'emergenza più grande che noi abbiamo attiene alla qualità delle nostre acque, e dico questo perché siamo d'estate. Se fossimo d'inverno farei un riferimento anche alla qualità dell'aria, perché vi ricordate targhe alterne eccetera eccetera. Questo non nasce casualmente, nasce dal fatto che diciamo il mondo industrializzato ha qualche veleno, ci sono dei superamenti di limiti con tutto ciò che ne consegue. Però estate, siamo peraltro in prossimità al mare, oggi dati perfettamente conformi e puliti da parte di ART, osserviamo e scrutiamo l'orizzonte auspicando che non piova, perché noi siamo in una condizione per cui se piove quasi automaticamente si determina un blocco per due giorni della, diciamo, della balneazione. Cosa fare? Bisogna agire sul fiume. Il fiume sfocia nel mare, il mare è economia turistica, è identità cittadina, è un elemento che ci caratterizza. Un mio amico che aveva ambizioni poetiche lo definiva anche una forza primitiva. Non so se primitiva, primigenia, contemporanea, ma è certamente ciò che ci caratterizza. Per fare questo bisogna fare un lavoro quotidiano, bisogna, come noi abbiamo fatto naturalmente a partire da questo inverno, monitorare lo stato di salute delle acque, controllare i dati, tappare gli scarichi, ma naturalmente bisogna agire su un'area che sia più vasta di quella diciamo squisitamente cittadina, nel senso che il fiume Pescara, il nome della città, qui termina il suo corso, però il fiume Pescara termina il suo corso qui portando 152 chilometri di percorso in cui ci sono una serie di criticità. Su Pescara occorre fare una serie di iniziative, la più significativa delle quali è la realizzazione di un nuovo depuratore. Nuovo depuratore? Ecco, volevo farti una domanda sul depuratore esistente. Te lo dico non mi occupo più di cronaca da due anni perché non sono più capocronista, faccio altro. Quello che mi stupisce da lettore, da cittadino, è che ci sia un depuratore che sversa roba che non dovrebbe sversare. No, te lo chiedo per, è una mia curiosità, quando piove? E se le cose stanno in questi termini, mi chiedo, se le cose stanno in questi termini, che cosa fa il comune nei confronti di chi ha costruito e chi gestisce il depuratore? Io penso che la questione sia un po' più articolata e mi interrogo sempre in un tempo contemporaneo quale quello che noi viviamo, in cui si vuole tutto e subito, se si è disposti ad ascoltare un secondo. Il depuratore di Pescara, dati alla mano, funziona. Io affermo questo senza tema di smentita, perché dati che io chiedo, il capogruppo Presutti, notare la sua formidabile interpretazione dei Garibaldini in questa tenuta. Lui ha detto che è un'interpretazione del Partito Repubblicano Americano, è vero Presutti? Ma io sono un tipo all'antica, ero rimasto a Garibaldi. Il depuratore di Pescara, dati alla mano, funziona meglio di altri, tant'è vero che altri depuratori, lo ricorderete, le cronache lo hanno riferito, sono stati addirittura sequestrati dall'autorità giudiziaria. Il problema del depuratore di Pescara è che è giunto quasi alla sua capacità di carico. Il depuratore è una scatola cui arrivano delle acque, però deve arrivare un certo volume di acqua all'ora, perché se si supera quel volume il depuratore entra in crisi, ed è ciò che in un certo senso succede durante le piogge. Quando piove succede che le acque vengono convogliate in delle cose strane che si chiamano pompe di sollevamento, che devono spingere in direzione del depuratore. Per una questione, diciamo, di fisica, di pressione, va in crisi perché arriva troppa acqua, le pompe non funzionano e si sversa al mare. Ciò determina l'automaticità del blocco della balneazione. Che cosa si può fare? Bisogna ridurre l'apporto al depuratore, bisogna fare in modo che al depuratore arrivi meno roba. Per fare questo bisogna, in linea... Oppure costruire un depuratore che tolleri più roba. Diciamo, in chiave prospettica è molto importante procedere alla separazione delle acque bianche dalle acque nere, perché solo le acque nere, cioè le acque sporche, devono andare al depuratore per essere pulite. Ma ovviamente questo non succede in un amen. Allora, nel frattempo è indispensabile. Punto numero uno,
realizzare delle vasche di accumulo delle piogge, di queste acque che durante appunto i fenomeni meteorologici si verificano. Si può, diciamo, gli esperti ce lo confermano, si può immaginare un sistema di collegamento fra gli impianti di depurazione esistente, ve la dico in modo molto semplice, che alleggerisca il carico del depuratore di Pescara, e la realizzazione di un depuratore più piccolo a Spoltore aiuta a tutto questo. E poi l'ambizione, lo sforzo, qui forse entriamo nella seconda parte della questione, è naturalmente quello di realizzare un depuratore specifico su Pescara. Per fare questo noi siamo al lavoro. E cosa bisogna fare? In primo luogo bisogna trovare un luogo fisico dove allocarlo. Un luogo fisico dove allocarlo, al momento, diciamo, l'unica possibilità a disposizione è quella striscia di terra che dall'asse attrezzato va verso la pista dell'aeroporto. Quello è un'area oltretutto anche sensibile, perché insiste sul cono di volo ed è evidente che vi sono delle prescrizioni, ma è altrettanto evidente che il depuratore è un marchingegno più basso dell'asse attrezzato, e quindi si presume che ciò non rechi problematicità, con la consapevolezza però che già in quell'area è prevista la realizzazione di un fangodotto, quindi utilizzabile solo in parte qua. Il passo in avanti è immaginare spazi fisici dove far crescere il depuratore esistente. E noi abbiamo ispezionato, carte alla mano, diciamolo, i luoghi. E qui ci sono due possibilità. In prossimità del depuratore c'è la sede di Attiva, forse qualcuno se lo ricorda. In quella sede c'è uno spazio che però presenta un inconveniente. Ci sono due edifici di proprietà privata, che significa espropri. C'è un'altra area su cui noi stiamo appuntando le nostre attenzioni, che è quella del cosiddetto ex Cogolo. I meno giovani probabilmente se lo ricorderanno addirittura in funzione. Ex Cogolo però al momento è un monumento all'archeologia industriale, sostanzialmente destinato a non essere utilizzato, perché le previsioni di quel famoso piano di volo implicano dei limiti molto incidenti sulla sua utilizzazione urbanistica. E questa è un'area di proprietà di un soggetto privato, che peraltro è Di Vincenzo, l'attuale gestore del depuratore. E noi, io penso in prospettiva, dobbiamo lavorare con questo soggetto privato per procedere ad uno scambio di aree, perché lì vicino ci sono aree di pertinenza del pubblico, Capannone e Napolplast, caro assessore Diodati, di proprietà della provincia, immaginando strumenti urbanistici che consentano scambi fra il pubblico e il privato, sempre naturalmente nel rispetto delle norme e dei regolamenti, per l'amor di Dio, per utilizzare quell'area, che penso dovrà essere quella in cui il depuratore dovrà e potrà trovare, diciamo, gambe e spazi. All right. Questa è la principale emergenza. Poi c'è, dicevi, l'emergenza del decoro, che non significa che gli pescaresi vanno in giro vestiti in maniera indecente, ma... Beh, a parte Presutti, no, effettivamente non abbiamo di questi rischi, e voi non sapete certe camicie dell'assessore Diodati. Io ho fatto anche una circolare che non ha sortito. No, a parte, è una questione senz'altro molto avvertita. Nella giornata di ieri, e anche nella giornata di ieri l'altro, insieme al Presidente del Consiglio, insieme all'assessore al Verde, ci siamo spesi in una serie di incontri pubblici per annunciare quello che succederà rispetto a 121 alberi cittadini, 121 alberi pericolosi rispetto ad una relazione che ce li ha censiti come tali, che è necessario abbattere. Vogliamo evitare, diciamo, il falò delle vanità di via Regina Margherita, vogliamo spiegare preventivamente che un'operazione dettata dalla necessità di manutenere la città. Tagliare un albero significa però anche sostituirlo, e noi ci impegniamo per ogni albero tagliato a ripiantumarne due. Perché dico questo? Perché mi ha molto colpito questo scollamento fra il palazzo e il paese reale. Nel palazzo ci sono delle associazioni ambientaliste, io temo essenzialmente rappresentative di se stessi, che, diciamo, si chiaramente fanno i paladini degli alberi, perché gli alberi sono una cosa bella, sono una cosa importante, però i cittadini, qui l'abbiamo detto, va bene, basta che li sostituire. Parliamo del decoro, parliamo della strada, parliamo della buca, parliamo della raccolta differenziata, parliamo di questo, di questo, di quest'altro. E cioè gli alberi divengono una specie di cavallo di Troia per parlare di altri argomenti. Ed è fuori discussione che nelle interlocuzioni con i privati
La questione principale è quella del decoro urbano. Quando scriverò le mie memorie, osserverò che la prima cosa che ti chiedono a te sindaco, le persone che ti vogliono parlare, è un lavoro, la seconda è una casa e la terza attiene in senso lato al decoro urbano. Le deiezioni canine sono, io prendo molto sul serio la popò dei cani, perché è una questione che i cittadini mi ripetono ogni giorno. Io continuo a pensare che il rispetto delle regole non viene garantito dal fatto che c'è un carabiniere dietro l'albero, ma perché uno, no? Condivide il patto sociale e ritiene gli spazi pubblici alla stregua di quelli privati. Abbiamo fatto delle multe, abbiamo fatto degli interventi mirati per dare un segnale, però auspichiamo naturalmente una certa collaborazione. Ma il decoro certamente non è solo la popò dei cani, che pure, diciamo, è aspetto, come dire, simbolico. Il decoro è la necessità di implementare la raccolta differenziata, implementare la pulizia della città, implementare il, appunto, il decoro degli spazi e dei luoghi pubblici. Ma per fare questo noi abbiamo bisogno di due cose. Sicuramente il pubblico può e deve fare di più, attiva che la nostra partecipata a una nuova governance che ha una missione specifica, cioè implementare la raccolta differenziata, che significa anche tariffe più basse per i cittadini in bolletta, ma significa anche, diciamo, una pulizia più incidente. Ma per fare questo noi non possiamo che chiedere la collaborazione alle persone, perché ho la sensazione che ogni tanto ci si dimentichi che gli spazi pubblici sono, dovrebbero essere trattati come, insomma, quelli privati. Io normalmente non lo faccio neanche nelle strade, diciamo, figuriamoci nel mio salotto, ma non butto le, diciamo, carte per terra, è una cosa banale, però ogni tanto serve ricordarlo. Mi viene in mente Gesualdo Bufalino, un grande scrittore siciliano, che parlando di altro sosteneva che la mafia sarebbe stata sconfitta dai maestri elementari, e io, parafrasando Bufalino, penso che per il decoro è molto importante la collaborazione delle nuove generazioni e dunque anche delle scuole. Sarà per questo che amo molto spendermi nell'andare in giro nelle scuole, perché continuo a pensare che sia molto più politico andare a parlare con dei ragazzi piuttosto che, diciamo, con le associazioni ambientaliste. Scusate, un po' politicamente scorretta, però questo scollamento fra paese reale e paese, diciamo, dei palazzi, insomma, lo riscontro spesso. Io vorrei fare un'altra domanda al sindaco, che è poi passare alla fase progettuale e quella delle ambizioni, sentendo anche le altre persone che sono qui sul palco. Io mi chiedo se in questa città, sindaco, te lo chiedo, dopo 2 anni di sindacatura, se non ci sono delle lobby che a cui pressione sulla politica e sull'amministrazione sia non certamente illegale, ma eccessiva rispetto alla tutela del bene comune. Non parlo di cose illegali, parlo di un'eccessiva pressione storica che poi, per chi è pescare, io vivo in questa città da 46 anni, che viene esercitata da lobby, fra virgolette, ragazzi, non, dei commercianti e dei balneatori. Se tu, sindaco, non ritieni che queste pressioni non siano a volte, non eccedono a volte il limite. Ne parlavamo prima, diciamo, bevendo una birra, e ripeto quello che anche senza birra affermo coram populo, cioè io non penso di aver subito mai pressioni particolarmente incongrue, anche perché mi sono ben chiari quali sono i limiti del lobbismo. Ovviamente Pescara è una città che è sorta sul commercio, il commercio è stato, al pari dell'edilizia, uno dei motori dello sviluppo della nostra comunità. L'edilizia è in crisi, diciamo, è in difficoltà, migliaia di vani invenduti. Il commercio patisce naturalmente la contrazione dei consumi, patisce il fatto che la gente ha meno soldi in tasca e quindi spende meno. E quindi c'è una richiesta di interventi, una richiesta di aiuto. Non ci sfugge, sappiamo che la settimana prossima sono previste quasi manifestazioni, ma io so anche che non potendo distribuire birra nelle fontane, né tantomeno potendo, diciamo, dare 50 euro ai cittadini per andare a spendere, credo che un'amministrazione debba favorire occasioni in cui le persone escano di casa, e da qui il senso delle nostre travagliate, caro Ditan, notti bianche, per fare in modo che tanta gente sia per strada e che magari compri una t-shirt piuttosto che una pizza o consumi una cena di pesce a seconda dei suoi, diciamo, dei suoi gusti e dell'ampiezza del portafoglio.
però poi quanto al diciamo, non, personalmente non ritengo di aver mai avuto proposte troppo indecenti. Proprio per introdurre la seconda fase, che è quella costruence, dicono quelle, quando parlo di pressioni di queste fra virgolette lobby, parlo della difficoltà in una città storica, in una città come Pescara, di per esempio pedonalizzare zone del centro. Io ho un'età sufficiente per ricordare che per pedonalizzare Pescara Vecchia ci furono delle battaglie infinite, quando Pescara Vecchia era semplicemente un ricettacolo di topi e di monnezza, e anche lì si diceva non si può pedonalizzare perché quelle tre botteghe di stracciaroli dicevano che avrebbe danneggiato il commercio. Ora, quando parlo di pressioni che influiscono sulla percezione del bene comune, intendo questo, voglio dire, se Pescara, che è la più grande città d'Abruzzo, ha bisogno di pedonalizzare, anche per ragioni turistiche, anche per ragioni commerciali, zone del centro della città, bisognerebbe a un certo punto, dal mio punto di vista di cittadino, anche resistere alle proteste e alle pressioni. In questo senso, quando parlo della parte costruence, della conversazione, dei progetti, parlo anche dei progetti di un'estensione delle zone pedonali in centro. Ti chiedo, Sindaco, se non sarebbe necessario realizzare nel centro della città altre aree pedonali, per esempio. Corso Umberto, e poi la smetto, era inimmaginabile 30 anni fa che si potesse pedonalizzare Corso Umberto. Era una cosa via Roma, ma che stiamo scherzando? Si è fatto anche un pezzo di via Firenze, cioè sono fatte cose però a prezzo di resistenze quasi inumane alle pressioni. Ma diciamo, è fuori discussione che i centri storici di tutta la città, con beneficio dei commercianti poi alla fine, è fuori discussione che i centri storici delle città gradualmente finiscono per essere pedonalizzati. Questo significa certamente scontrarsi anche con un filone culturale, io non direi neanche del Novecento, a me sembra dell'Ottocento, per cui bisogna far parcheggiare davanti al negozio, perché diciamo, mi domando chi ci possa credere veramente che oggi... Mi domando chi ha mai parcheggiato in Corso Vittoria. Con le 600, mi sembra, qui ci sono per ogni 1000 abitanti attorno a 600 macchine, questi sono i numeri, ma non li ricordo con precisione, ma le grandezze sono queste. Arrivo diciamo, facendo qualche esempio che mi fa sorridere, ma comunque conferma il fatto che si resiste. Abbiamo di recente inaugurato un piccolo pezzo di una pista ciclabile su una via simbolica, importante, centralissima, che è via Regina Margherita. Adesso farà seguito un'opera visibile di ricucitura, per esempio con la pista ciclabile che termina la strada Parco. Per fare questo abbiamo esercitato, caro Ritana, la fatica della democrazia, abbiamo fatto degli incontri serali, mi ricordo, il lunedì al Bar Napoli con i cittadini interessati di quella zona, non c'erano i gelati peraltro, ma abbiamo comunque individuato un percorso e quindi quello che verrà fuori è frutto di un esperimento riuscito di democrazia partecipata. Certo, poi diciamo, c'è qualcuno che si lamenta della pista ciclabile perché non può più parcheggiare in doppia fila, ma noi facciamo gli amministratori pubblici, quindi queste cose che sono da terzo mondo diciamo, le rispediamo al mittente sostanzialmente, perché noi insomma, non è che ci siamo candidati per consentire la giungla e l'Africa, ma per cercare di offrire qualche alternativa, qualche opportunità. Sulle pedonalizzazioni vorrei dire quest'ultima cosa. Noi abbiamo fatto in maniera molto riuscita lo scorso anno, perché il generale Acquazzone diciamo, non ce l'aveva con noi, questo esperimento della Notte Bianca, che è una linea su cui vogliamo proseguire, perché chiudere 9 km di riviera significa, sia pur per una notte, realizzare la più grande pedonalizzazione che si possa immaginare su Pescara. Si tratta di realizzare la più grande piazza lineare che si possa immaginare su una città. Quest'anno ci abbiamo riprovato, diciamo che la suerte non è stata dalla nostra parte, però non ci siamo abbattuti, abbiamo letteralmente triplicato gli sforzi, e non è una battuta perché l'abbiamo organizzata tre volte. E però continuiamo, l'anno prossimo peraltro sempre il sopracitato Presutti farà una danza della pioggia, spero senza questa camicia rossa, e diciamo siamo fiduciosi che si possano diciamo, svolgere pedonalizzazioni più riuscite anche dal punto di vista climatico. Okay. Allora, facciamo rifiatare un po' il sindaco, e se vuoi.
iniziamo a parlare dei progetti importanti, cioè non il progetto di facciamo il marciapiede lì, progetti, che indicazione si vuole dare alla città per i prossimi 5 anni, se non 10 anni, quali sono le opere importanti che questa amministrazione vuole varare, se non per ragioni di tempo realizzare, 2 o 3 opere di questa progettistica del comune, a cui tieni, a cui l'amministrazione comunale attuale tiene? Io tengo a 2 cose, tengo alla cura e alla manutenzione della città, consapevole che dalla poesia della campagna elettorale si è passati alla prosa dell'amministrazione. Io quando facevo la campagna elettorale pensavo, e l'ho anche scritto nel mio documento, nelle linee di mandato, di poter destinare 4 milioni di euro all'anno nel bilancio della manutenzione. Noi ne destiniamo 1/10 perché non abbiamo altro, e questo 1/10 dobbiamo spenderlo al meglio. Però penso che nonostante questa difficoltà valga la pena perseguire, cercare di concretizzare delle importanti occasioni di trasformazione urbana che qui continuano ad esistere. Il nostro sforzo sull'area di risulta, il nostro sforzo sullo stadio nasce da questo. Io non penso che qui ci siano margini perché, diciamo, attraverso il vettore tradizionale dell'edilizia improvvisamente ci sia una circolazione, diciamo, vorticosa di ricchezza, però penso che 2 operazioni che valgono 40 milioni di euro l'una siano utili per l'economia cittadina. Penso che sia utile per l'economia cittadina e anche per una certa idea di città perseguire, qualcuno la chiama l'economia della conoscenza. Vi ricordate la storiella del Ferrotel? Il Ferrotel è quel palazzo su Corso Vittorio Emanuele, sta cadendo un po' a pezzi, l'abbiamo transennato, abbiamo speso 16.000 euro sul finire dell'anno scorso per metterlo in sicurezza, il tetto si sta sbriciolando, è vincolato anche dal punto di vista storico-architettonico, con la sovrintendenza abbiamo avuto molti match, ma quello è davvero un palazzo storico. Questo vincolo fa sì che esso, che vale nel bilancio comunale 5,3 milioni di euro, non abbia questo grande mercato, e quindi noi puntiamo a farci uno studentato, puntiamo a vincere un bando ministeriale, abbiamo istruito la pratica per trasformarlo in uno studentato. Lavoriamo, perché ci sembra coerente con questa direzione, affinché, ve lo ricordate la caserma di Cocco? Il parco della caserma di Cocco, che trae il suo nome da una caserma, naturalmente. Allora bisogna prendere questa caserma, bisogna portarla al patrimonio pubblico, al patrimonio comunale, e bisogna porre al servizio dell'università, che è una fucina di conoscenza, e penso che valga la pena lavorare sulla economia della conoscenza. E bisogna superare anche certe gelosie miopi, perché voi dovete sapere, adesso vi racconto questa storiella, cioè anche indicativa del fatto che le istituzioni non sono palazzi di marmo, ma ci sono le persone. Tempo fa viene un importante generale dell'esercito, che è quello che si occupa di queste cose. Andiamo alla caserma di Cocco e andiamo a far vedere gli spazi del tribunale. Sta lì davanti, tribunale. Voi lo sapete, lo saprete, dal settembre dello scorso anno i tribunali sono passati dai comuni allo Stato centrale, però diciamo che le amministrazioni continuano a dialogare fra loro. Abbiamo avuto delle resistenze da parte del Procuratore della Repubblica, tanto perché dice, non si è sentito considerato, non lo so. Comunque si è arrivato che adesso c'è un nuovo Procuratore della Repubblica, che noi proseguiamo su quella direzione, perché ci sembra una cosa buona e giusta recuperare quegli spazi al servizio dell'università. E poi c'è una cosa che sembra strana, ma non è un uccello che compare all'improvviso, è il federalismo demaniale, sempre in quest'ottica di collaborazione fra istituzioni. L'Agenzia del Demanio ha dato al comune una serie di bless importanti, la scuola Muzzi per esempio è un luogo, sta all'inizio della strada Parco, non di rado teatro dell'Hotel della Disperazione, ci vanno a dormire i disperati, e qualcuno ci fa anche dei festini là davanti, quella marginalità e quel decoro a cui accennavo prima. Ecco, adesso ci è stato dato e noi pensiamo di porlo a servizio di un'altra infrastruttura culturale che c'è lì, che è il conservatorio, che ha bisogno di spazi perché i suoi numeri crescono. C'è l'ex ENAIP,
che è importante sono quegli spazi sulla Riviera Nord, per intenderci, all'altezza del, diciamo, il traghetto, per intenderci, perché quell'operazione può essere funzionale alla realizzazione di un grande parco pubblico a nord di Pescara, il famoso Parco Nord. Parco Nord è la necessità di trovare un accordo fra il pubblico e il privato. Io naturalmente tutelo l'interesse pubblico e penso che sia importante avere più spazi pubblici possibile, un parco che sia il più esteso possibile, senza, cioè, naturalmente considerando che esiste un privato, che esiste un privato che fa investimenti, che deve avere la sua giusta remuneratività e redditività. E quindi diciamo che la possibilità di utilizzare quegli spazi, quelli dell'ex Enai, in un luogo che peraltro chi lo guarda pare evidentemente più antropizzato rispetto a quello del Parco Rock, mi sembra una sfida che valga la pena correre. Allora, io coinvolgerei le altre persone che sono su questo palco, sempre però cercando di stare nei limiti di tempo abbastanza brevi, in modo che poi possiamo tornare a bomba con il sindaco. Sui progetti dei loro vari settori, però ci sono delle persone che non hanno delle deleghe. C'è Antonio Blasioli, che è presidente del consiglio comunale, quindi non potrebbe dire niente, potrebbe dire soltanto parlare di regolamenti, ma non mi sembra una cosa molto eccitante, no? Però il loro parere lo sentirei comunque lo stesso, perché sono persone che sono state elette, hanno un consenso elettorale. Metterei un limite non drastico, ma insomma di massimo 5 minuti. Ok, grazie. Inizio io allora. Bene, il regolamento del Consiglio Comunale prevede, scherziamo naturalmente, allora è difficile fare un incontro pubblico in un momento così particolare, insomma domani sarà una giornata di lutto nazionale e giustamente il segretario prima ha detto come ci comporteremo come festa, però ogni occasione è sempre un modo costruttivo per confrontarci con i cittadini. Io auspico anche che ci siano delle domande da parte vostra, come ce ne sono stati nei 5 incontri che abbiamo fatto negli ultimi 2 giorni, cioè tra mercoledì e giovedì abbiamo incontrato con un buon volantinaggio preliminare a questi incontri molte zone della città di Pescara e molti cittadini, e qui abbiamo avuto un confronto, diciamo, senza rete con il sindaco, con l'assessore Di Pietro e con gli altri consiglieri che hanno partecipato su vari aspetti che poi sono quelli che l'immanente, l'immediato della vita dei cittadini. E le cose che ci chiedono sono più o meno quelle che ci dice il sindaco, e cioè una maggiore presenza da parte dell'amministrazione comunale nella città, maggiori occasioni di incontro, una possibilità e una facilità di dialogo con gli amministratori, e questo per fare in modo che non si disperda il patrimonio che noi abbiamo comunque incamerato circa 2 anni e mezzo fa. Voglio ricordare naturalmente a questo pubblico di affettuosi amici ed elettori che 2 anni e mezzo fa questa amministrazione comunale è stata votata nella città di Pescara con il 70% circa. E quindi c'era una fase grande di innamoramento con la nostra città, che noi non ci possiamo consentire assolutamente di disperdere. È normale in qualsiasi storia d'amore che a un momento c'è il fidanzamento, poi magari ci si conosce, si passa anche quel primo momento della passione e ci cominciano ad essere delle difficoltà che noi incontriamo ogni giorno. Il sindaco, alla domanda qual è la prima emergenza della città di Pescara, ne ha indicate 2 giustamente molto avvertite anche sulle pagine dei giornali e dei quotidiani. Una sicuramente un'emergenza molto sentita nella città di Pescara è l'emergenza economica che abbiamo dovuto affrontare. È un momento interruttivo forte che c'è stato rispetto alla cittadinanza, all'elettorato del centrosinistra, che ci ha cambiato anche un pochino il programma del nostro mandato, perché ci siamo trovati veramente in serie difficoltà purtroppo, e queste difficoltà probabilmente non le abbiamo neanche sapute spiegare bene alla cittadinanza. Vedete, noi abbiamo degli uffici più o meno aperti dove vengono tanti cittadini, io sento cittadini che mi propongono ma perché non si fa questo, ma perché non si fa quello. Un cittadino di questa zona qualche giorno fa è venuto e mi ha detto: Presidente, ma ci sono molti
molte strade che non hanno i condomini con i numeri civici, è difficile trovare anche nel recapito della posta. C'è secondo me una distanza enorme, per cui non si è capito quello che si può fare veramente. Noi dobbiamo comunicare meglio questo e dobbiamo essere sempre di più una amministrazione delle priorità. Poi, se devo stare nel termine dei 5 minuti che ci ha chiesto il moderatore, voglio dire due cose. La prima cosa è che le due priorità per la città di Pescara, a mio avviso, sono intanto una crescita culturale di tutti i cittadini, perché sia con l'esempio di questa amministrazione, sia con buone pratiche che comunque abbiamo cercato anche di mettere in campo e che riguardano sostanzialmente la partecipazione della cittadinanza, dobbiamo far crescere la coscienza civica della nostra cittadinanza. Vedete, io ho fatto l'assessore per 6 mesi con il sindaco Luciano D'Alfonso, sono entrato nel secondo mandato, ho avuto la fortuna di avere un bel consenso elettorale e di fare l'assessore con lui. Noi facevamo spessissimo degli incontri pubblici nella città di Pescara e lì incontravamo le esigenze che ci venivano manifestate dai cittadini. Poi però non riuscivamo a fare tutto quello che promettevamo il giorno prima, facevamo tantissimo, ma non tutto. Ed era un momento economico totalmente diverso da quello di oggi, dove forse siamo arretrati di tantissimo rispetto ad allora. Per cui dobbiamo essere l'amministrazione delle priorità, ma dobbiamo chiedere soprattutto alla cittadinanza di crescere insieme a noi, di sentirsi insieme a noi in questa fase di predissesto, perché siamo sicuri che tra 10 anni, quando ne usciremo, avremo rimesso a posto le casse della nostra città e potremo ripartire tutti insieme. La seconda priorità che vedo invece, la seconda grande opera che vedo, penso che sia il piano traffico, e lo dico da assessore alla mobilità e ai trasporti, ho citato prima la mia precedente esperienza amministrativa. Questa giunta, cosa che molti hanno dimenticato, tra i primi atti ha votato una delibera di indirizzo con cui si richiedeva di rifare un piano traffico nella città di Pescara. Nelle città sopra 30.000 abitanti il piano traffico è fondamentale. Giuliano Di Tanna prima parlava di pedonalizzazioni. Bene, una delibera di indirizzo perché non c'erano i soldi per fare il piano traffico della città di Pescara. I soldi si sono trovati, è stata individuata anche la società che provvederà adesso alla redazione del piano del traffico, e quello sarà un momento di grandissimo incontro con la cittadinanza. Sentiremo i cittadini, sentiremo i portatori di interesse che pure venivano citati prima, e sentiremo anche le associazioni ambientaliste, perché è normale che sia così. Con uno strumento che deve cambiare la mobilità della città, interviene nella carne viva dei cittadini, interviene nel quotidiano di ciascuno di noi. E se io devo decidere, io giovane, devo decidere di aprire una macelleria o un altro negozio nella città di Pescara, devo sapere che c'è uno studio che prevede quello che verrà fatto in quella strada, evitando pedonalizzazioni spot che spesso e volentieri fanno da premialità per una zona e creano grossissimi problemi in altre zone, come è stato fatto nei 5 anni precedenti, perché questo è stato fatto. Ci svegliavamo ogni mattina e ogni mattina trovavamo un senso unico cambiato. Non fa parte della vita civile della città, non fa parte del rispetto che un'amministrazione comunale deve avere nei confronti dei propri cittadini. Se ripartiamo da questi strumenti di pianificazione, se li concordiamo, se li partecipiamo con tutti noi e se ogni tanto recuperiamo anche un pochino il sorriso per far rinnamorare questa città, sono sicuro che al termine di questi 5 anni noi rivinceremo le elezioni a Pescara. Grazie Blasioli. Io proseguirei con Marco Presutti, con se riesci Marco a stare un po' più proprio il progetto a cui tieni, secondo te, che serve di più a questa città. Banalizziamolo un po', cioè nel senso di cerchiamo di fare un bignamino, perché se ci mettiamo a raccontare di tutti i progetti di cui ha bisogno una città potremmo andare avanti per ore. Il sindaco è stato molto bravo prima, Blasioli parzialmente bravo, perché c'era molto da dire, però non mi fanno parlare in comune. Questo è il problema. Lui rimpiange quando c'era la delega con D'Alfonso, si capisce. Sto scherzando. Allora Marco. Ma sai, l'intervento a tema libero è sempre una cosa complicata, per cui funziona più l'interlocuzione in qualche modo. Stavo dicendo prima rispetto ad Antonio. Guarda, io penso che la difficoltà principale, il progetto più importante è la vita stessa
economica e sociale della città, perché quindi Giuliano, tu che questa città la scruti e la conosci da tanto tempo, questa è stata una città ricca nel Novecento, la città che più è stato un fenomeno in Italia, che meglio ha saputo interpretare il Novecento. Prima il sindaco lo diceva, io in maniera molto vile, molto brutale, il meccanismo era questo, era una città, lo ha scritto benissimo Manganelli in un suo famoso intervento sul Messaggero, poi nella favola pitagorica Delfi, questa era una città da vestire tutto l'Abruzzo e venivano in molti dal Molise, dal nord della Puglia qui ad acquistare. I commercianti giustamente facevano guadagni ciclopici da queste attività e compravano appartamenti per investire queste ricchezze, quindi era una leva che andava avanti. Questa cosa è finita per due ragioni, la crisi economica è stata l'ultima cosa, ma perché la regione, per poi uno dei grandi temi è che quando il 92 colpisce Tangentopoli, distrugge la classe dirigente che era pescarese e alla regione sono andati in onda i provinciali. E cominciano a uscire i provvedimenti di costruzione dei centri commerciali nella cintura della città, e questa cosa chiaramente progressivamente ci ha creato un enorme problema. E tu sai benissimo che noi abbiamo un indice di grande distribuzione che è pazzesco, sto arrivando al punto. Il problema quindi è che è venuto meno il principale alimento che c'era, e poi infatti è andata in crisi anche l'edilizia, è andata in crisi un po' tutto. In qualche maniera la parte pubblica, se penso soprattutto alla fase tra l'ultimo Pace, la sindacatura d'Alfonso in maniera ancora più progressiva, quello che poi hanno potuto anche con gli interventi pubblici della precedente giunta, in qualche maniera ha cercato di pompare denaro nella città attraverso gli interventi, salvo il fatto che a un certo punto il governo dice: signori miei, i comuni si devono finanziare con le loro risorse. Per farti un esempio, come sai, 5 anni fa lo Stato mandava al Comune 30 milioni di euro, nel 2014 hanno arrivati 3 milioni di euro, che significa il Comune si finanzi con quello che esce fuori dalla città, sia sostenibile. Allora il tema è che Pescara deve ritrovare una sua identità, deve ritrovare una delle sue funzioni che siano capaci di dialogare. Allora io credo che il Comune debba servire anche a trovare delle alleanze, cioè ad esempio noi abbiamo avuto il problema del mare che abbiamo, è anche vero che c'è stata una sensibilità nuova, perché quel meccanismo che ti incuriosiva sul depuratore è sempre stato questo. Cioè, da quando esiste questo depuratore anche in altre città? La cosa interessante è che funziona così anche d'inverno, mentre la gente se ne accorge solo d'estate. Se ne accorge, ma ha sempre funzionato così. E anzi, il famoso mare, quanto era bello 50 anni fa, che non c'era nemmeno il depuratore. E quindi questa cosa era assolutamente regolare. Questa cosa è pure rilevante. Comunque, al di là di questo problema, ma è mai possibile che non c'è stata mai un'alleanza in questa città, ad esempio, tra balneatori e commercianti? Cioè, una città che ha la fortuna di avere il mare al suo centro, è una città che ha un sistema di negozi che tutto sommato è ancora importante, non è possibile immaginare che l'ombrellone e lo shopping si possano alleare in qualche maniera, cioè che chi noleggia, affitta, possa avere, come dire, una sorta di scontistica dei servizi all'interno di un sistema commerciale. Noi dobbiamo puntare su queste attrattive, perché io sono convinto che se non ritroviamo una capacità di fare unione, perché cos'è che ti dà il centro commerciale? Che tu vai lì e c'hai tutto. C'è il parcheggio che è gratis, c'hai la pluralità delle offerte, c'è la possibilità di fare caricabili. Se noi non riusciamo, e su questo so che ad esempio Piero gli passo la parola, penso parlare anche di queste cose, se non riusciamo a costruire in questo senso non faremo molta, molta strada. L'altro grande problema che noi abbiamo anche come classe politica è il diffuso individualismo, nel senso che in qualche maniera, essendo venuto meno quella capacità di relazione, quella forza che faceva prima i grandi movimenti, che veicolavano idee, progetti che erano insieme, ognuno rischia di in qualche maniera rappresentare solo se stesso o difendere solo se stesso, e quindi portare a non riconoscere chi poi pro tempore in qualche maniera esprime il mandato.
Perché io mi ricordo, questa è una frase che dico spesso, quando ero ragazzino e affrontavo la politica, mi dicevano sempre gli eletti non ascoltano la base. Oggi che sono un eletto, molto spesso io porgo l'orecchio, ma la base non parla. Cioè non arriva un trasferimento. E su questo noi forse abbiamo anche commesso, no, noi sicuramente abbiamo commesso anche degli errori, perché nella prima fase dell'amministrazione, siccome noi abbiamo avuto la bella fortuna di avere tanti neoeletti, io presiedo un gruppo consigliare di 11 alla prima elezione su 12, 12esimo è Bosioli che è quasi 96 anni che sei in comune, ma non è vero, è solo il 2008. Ma diciamo che forse c'è stata l'idea che fosse fatto, cioè molti hanno raggiunto lo stato di consiglio comunale, è come se questa cosa fosse un legame matrimoniale che chissà quanto poteva durare. E invece bisognava investire maggiormente in questo dialogo con la città, proprio per provocarlo, per far capire qui si ascolta, qui si cerca di fare e poi si vede in che modo. L'ultima cosa, l'ultimo ostacolo, perché poi sai dei progetti, probabilmente ha parlato il sindaco, è il problema che noi abbiamo, e questo ce l'hanno tutti, un ordinamento che è più portato a verificare la legittimità di quello che fai che il valore di quello che fai. Cioè il dipendente del comune passa la gran parte della sua giornata non tanto a concepire qualcosa che sia efficace, ma per questa convinzione che noi abbiamo nel valore della carta bollata, della verifica, del riscontro, sono tutti grandi valori democratici, ma di fatto il processo fa sì che tutta l'attenzione sia sulla legittimità dell'atto e non sul valore dell'atto. E questo è un enorme problema, perché tutta questa cosa fa sì che non ci sia attenzione e qualità in quello che poi si offre per la città. Questo è il passaggio che dobbiamo fare, ma io penso che, quindi traendo qualche sintesi da quel troppo che ho detto, è che la capacità maggiore che noi dobbiamo dare come Partito Democratico sia quella di mostrare che noi ci siamo a voler unire la città nei suoi punti di forza. E ne dico uno che è centrale, che ha detto il sindaco, e concludo. Pescara per troppo tempo si è permessa il lusso di non voler essere una città universitaria. L'università è un elemento ormai centrale nell'economia di questa città e Pescara per troppo tempo se n'è fregata di avere l'università. È l'unica città che ha fatto la guerra, mi ricordo, per non dare all'università, per l'unico caso in Italia, un immobile di pregio ai tempi dell'Auro, quando fu fatta una battaglia sembrava chissà quale cosa terribile. Io credo che noi dobbiamo fare politiche per i giovani universitari. Ad esempio io dico, noi abbiamo un bel movimento giovanile che purtroppo spesso utilizzano il femminile, ma il movimento è giovanile, il femminile va bene pure. Il tema qual è? Io mi aspetto che da loro arrivino proposte per che cosa possiamo fare per i giovani universitari. Molto spesso vedo che i miei giovani democratici si preoccupano del fatto, ad esempio, se fioriscono sui muri dei fasci littori, che sicuramente non va bene. Ma non mi pare quello il tema centrale di cui noi ci dobbiamo occupare. Come facciamo a fare delle politiche per i giovani studenti universitari? Perché io penso che questo sia uno dei temi centrali su cui dobbiamo lavorare, una città universitaria, grazie. Ok, smentiamo però di fronte alle telecamere, io sono dal 2008, se no non mi votano più e mi rottamano anche perché non sono renziano. Io vorrei dire di più, Blasioli sarà il prossimo sindaco di Pescara, ok? No. Io porto male però Blasioli. Minaccia, no, scherzo. Allora, tu vuoi dire qualcosa, sindaco, oppure continuiamo? Io sono democratico, non c'è mai di fare. Ok, allora Piero. Sì, ma tanto è stato anche già detto. Per chi non lo sa, è presidente della commissione commercio. Sì, sì. Tanto è stato anche già detto, quindi non vorrei appunto ripetere cose sulle quali si è già detto abbastanza. È ovvio che il tema centrale sicuramente è quello che anche c'era appunto bene prima Giuliano, che per troppi anni è stato dato un peso specifico enorme a quella cosiddetta lobby di commercianti, che comunque ha dato sicuramente tante linee politiche sicuramente nei decenni passati alle varie giunte susseguite. Però credo che vada fatto anche un distinguo. Oggi sicuramente il settore del commercio, ma anche artigianato, ma anche un po' in generale del terziario, è molto cambiato. All'interno di questo settore esistono sicuramente delle visioni molto conservatrici che vanno arginate, fuori discussione, ma esistono anche
proprio perché la crisi, non soltanto quella economica, ma anche quella voluta dei vari checkpoint messi all'ingresso della città dei centri commerciali, ha generato questa crisi anche un cambiamento dentro la categoria, che sicuramente ha fatto sì che all'interno di quel settore ci siano oggi delle visioni molto innovative, che invece vanno comunque assecondate, sicuramente anche molto incentivate, perché spesso rischiamo anche di essere delle minoranze dentro la categoria. Quindi è vero che in tanti anni c'è stata una visione come dire, monolitica del commercio pescarese, con una cosa molto conservatore, nelle mani di pochissimi rappresentanti che da decenni l'hanno rappresentati, però in realtà è cresciuta un'altra generazione di commercianti che sicuramente ha una visione molto molto più ampia. Dopodiché credo che oltre alla manutenzione, che comunque l'ordinaria amministrazione, per quanto difficoltosa oggi, che deve fare il comune, uno degli obiettivi della mia generazione in questo comune per i prossimi 3 anni non possa che essere quello di trovare il più possibile le occasioni per dare ai miei coetanei, appunto ho 36 anni, un'occasione in più per essere a Pescara. E credo che chiunque di noi che faccia politica veda intorno a sé più che altro quali sono le varie esigenze e cerca di tradurle in atti. Nel mio gruppo Storico degli Amici diciamo, il 90% è immigrato della mia città, e non viviamo non so, in qualche paese di montagna, ma in una città universitaria, bella, non povera, eppure la stragrande maggioranza dei miei coetanei è immigrata. Se non è immigrata all'estero, è immigrata nelle grandi città, se è rimasta qui sta fuori Pescara, perché quelle case sono anche troppo care, i servizi sono molto scadenti nel senso di pochi. Io sfido chiunque abbia un bambino in un asilo pubblico che abbia comunque, come dire, un reddito dignitoso. Sono pochissimi i nidi qua a Pescara e sono tutti problemi che la nostra amministrazione, questa generazione, ha il dovere di affrontare, perché è ovvio che abbiamo appunto ereditato una situazione per decenni in cui i servizi pubblici comunque erano considerati accessori, e invece oggi abbiamo il dovere di riconsiderarli centrali. Parlo appunto di questi asili perché sicuramente uno dei front office della nostra città e deve sicuramente essere appunto implementato il numero e la qualità degli asili, anche se la qualità è molto alta, ma sicuramente sono molto pochi. Davvero ho una bimba di 4 mesi, quindi molti amici miei oggi hanno bimbi appunto nei nidi, ma la stragrande maggioranza nei privati, perché i posti pubblici sono davvero pochissimi. Questo è un problema, ma anche un fatto di economia, di lavoro. Oggi il peso specifico del lavoro autonomo nella nostra città è cresciuto tantissimo ed è comunque iniziato a crescere in maniera molto esponenziale, perché comunque sia le fabbriche non ci sono, le grandi aziende sono scomparse, quindi se uno vuole restare qui può farlo soltanto se si apre una partita IVA, rischia di essere ovviamente schiavizzato in studi professionali piuttosto che in altri tipi di attività, e invece il comune deve avere il dovere, deve avere appunto il ruolo e la capacità di dare strumenti a questi ragazzi. E sicuramente gli sforzi fatti in questi mesi sono anche stati volti a questo obiettivo. Noi abbiamo comunque lanciato un progetto per il co-working a Pescara, che è un progetto innovativo molto importante, che speriamo tra qualche settimana possa comunque vedere la genesi formalmente, per dare spazi gratuiti o comunque a prezzi molto bassi ai nuovi imprenditori, ai nuovi autonomi, che comunque hanno il diritto di restare qui, investire e anzi di scegliere Pescara dove poter costruire un proprio futuro. E poi ovviamente questa sfida si connette anche all'altra grande sfida che la mia generazione ha il dovere di porre, quella del riutilizzo utile di tanti spazi oggi non utilizzati. Parliamo sicuramente di questo spazio che noi abbiamo scelto per il co-working e la pancia del Teatro d'Annunzio, che è stato sempre sottoutilizzato, e anzi siamo entrati lì dentro qualche mese fa, c'è un magazzino nei fatti non utilizzato, quindi questo è uno appunto di questi compiti. Il Ferrotel, che comunque dovrà essere scelto, speriamo che il bando pubblico per farci questa casa studente venga utilizzata, ma anche tanti altri spazi pubblici noti e meno noti. Stiamo facendo una battaglia perché una scuola comunque di periferia, quale Villa Fabio, che è una piccola scuola di periferia, possa ritrovare con un ruolo, come dire, pubblico, sociale, culturale e lavorativo anche in un quartiere che non è centrale per Pescara, quale è quello dell'ospedale. Sono tanti piccoli spazi pubblici che possono essere destinati a fini produttivi per ridare alla mia generazione e anche non soltanto a quelli più giovani, vuol dire, un motivo per restare a Pescara, tornarci ad investire e tornare con un minimo di sanità a credere in questa città. Grazie. Grazie Piero. Vi ringrazio anche per non aver usato molti termini, anzi quasi nessuno, in inglese. Non abbiamo sentito né due diligence. Tu hai detto co-working e front office. Non stai attento. Volevo dire resilienza. Chiedo scusa. No, ti prego. No, no. Cercate solo di una cosa, volevo no, no, aspetta, qui, cercate no, di mantenervi su questo livello. No, sì, volevo dire, questo è fondamentale, io sono il primo. Però qui ci sono sul palco con me altri due consiglieri, però ci sono tra il pubblico, volevo
ringraziare Emilio Longhi e Antonio Natarelli, mi sembra giusto, se non salutarli, non so se salto qualcuno. Sì, sì, però non lo diciamo perché sennò la gente pensa che siamo io e il Consiglio Comunale di Pescara, ci sono anche dei sì, prigioniero. Allora, l'assessore Diodati, lui si occupa di sport, di problemi dello sport anche e di sociale. A Diodati chiederei di parlare un po' di questo, del problema dello stadio, ma io pensavo che lo stadio di Pescara fosse stato rimesso a nuovo nel 2009 per i giochi del Mediterraneo, mentre che cos'è di nuovo una chiavica, che è successo? No, non è una chiavica assolutamente, anzi, intanto buonasera a tutti. Lo stadio di Pescara è uno stadio in grande forma. In questo momento noi abbiamo investito come amministrazione comunale 500.000 euro per permettere alla squadra e per rendere idoneo lo stadio per affrontare la Serie A. Il grande problema dello stadio di Pescara è che non è uno stadio che l'amministrazione comunale, la collettività può più farsi carico della gestione dello stadio, perché lo stadio costa le casse di tutti noi, quindi non dall'amministrazione ma dalla collettività, più di 1 milione di euro, e questo purtroppo comporta il fatto che andando a scaricare questi costi anche su tutti gli altri impianti sportivi, per continuare a tenere noi la disponibilità dello stadio Adriatico, questo vuol dire dover creare le condizioni per far pagare tutti quanti di più per l'utilizzo degli altri impianti. Per cui la volontà di questa amministrazione, mia, del sindaco, insomma di questa amministrazione sin dall'inizio è stata quella di cercare di creare le condizioni per rendere appetibile lo stadio a una gestione all'esterno. La possibilità c'è, abbiamo trovato qualche difficoltà all'inizio perché la sovrintendenza regionale, forse noi non ci siamo confrontati bene con la sovrintendenza non ha capito bene quello che noi volevamo fare, perché noi vogliamo fare in modo che lo stadio Adriatico mantenga tutte le sue caratteristiche e qualità, che sono le qualità legate all'anno di costruzione e a tutte le caratteristiche architettoniche che ne hanno fatto un vanto in quegli anni. Però abbiamo necessità di ristrutturarlo, di rivedere la forma dello stadio Adriatico e di renderlo uno stadio vissuto per tutti i giorni della settimana. Questo vuol dire eliminando la pista pure. Questo vuol dire anche eliminando la pista di atletica leggera, ma però la volontà nostra, e anzi questo se noi dovessimo arrivare a compimento, è quella che la pista di atletica leggera non scompare, la pista di atletica leggera viene spostata in un'altra zona della città, che è una zona della città che ha bisogno di essere riqualificata. Piazza Salotto? Meno, Piazza Salotto no, perché lì c'è bisogno di un altro tipo di riqualificazione, ma una riqualificazione sociale è importante, per cui se noi spostiamo la pista di atletica leggera in un terreno che noi abbiamo individuato, che è in una zona della città abbastanza degradata, noi sappiamo che se inizia a essere frequentata da persone che fanno sport, questo permette anche che una zona, zona di Fontanelle. Per cui la nostra volontà è quella di dare un'opportunità importante in quella zona della città dove c'è lo stadio, perché lì verrebbe un centro, anche un centro commerciale, però all'interno del tessuto sociale della città. Riqualifichiamo quella zona perché insomma andare alle 7:30, alle 8 durante l'inverno nella zona dello stadio non è tanto consigliabile. È rivalutare una zona della città con la nuova pista di atletica, scaricando i costi a carico della collettività. Lo stadio rimane sempre di proprietà del comune di Pescara, perché il comune poi lo dà in gestione per un certo numero di anni alla società che se ne farà carico. Io credo che sia
un obiettivo importante per noi, perché rendiamo anche una città più attrattiva da quel punto di vista, perché Pescara, ora io sto parlando dello sport, avrei voluto parlare del sociale, però credo di non averne il tempo. Pescara è una città dove c'è una grandissima voglio dire un grandissimo fermento nel campo dello sport, per cui io credo che con questa operazione noi riusciremmo a rendere anche più accessibili gli altri impianti sportivi della città. Grazie. Grazie assessore. A me interessa, anche se non è la delega principale dell'assessore, quella del benessere animale. Io non amo i cani, mi piacciono di più i gatti, e vedo che in giro per Pescara è aumentata in maniera, in progressione geometrica quasi, la quantità di cani padronali, insomma, di gente che va in giro, che più che cani sembrano dei cavalli. Vedo dei pitbull molto aggressivi in mano a dei bambini di 10 anni che li tengono per il guinzaglio. Io sono a favore del benessere animale, ma come si concilia il benessere animale con il benessere umano? Beh, come amministrazione sin dall'inizio abbiamo fatto diverse iniziative proprio per quello che diceva lei, aiutare il cittadino, il proprietario dell'animale ad avere un corretto rapporto con il proprio animale, perché poi comunque si vive in un ambiente urbano, un ambiente cittadino, e quindi bisogna rispettare anche coloro che non li hanno. Quindi abbiamo organizzato con diverse associazioni, con educatori cinofili, degli incontri proprio di formazione, perché ovviamente prima di educare bisogna informare, quindi l'informazione ti aiuta, ti educhi e poi ovviamente c'è la sensibilizzazione. E Pescara comunque è una città sempre molto recettiva su questo, sugli animali è stata sempre molto sensibile, e giustamente poi ovviamente questa sensibilità a volte magari sfocia in comportamenti un po' esagerati. Quindi come amministrazione ci siamo fatti carico subito, e devo dire che sono stati sempre degli incontri molto partecipati, e soprattutto abbiamo cercato anche di coinvolgere giovani ragazzi, perché comunque nelle scuole c'è anche molta sensibilità da parte degli insegnanti, il rispetto ovviamente del più debole in questo senso è molto educativo, quindi l'animale, come può essere anche l'anziano o il bambino, e quindi il rapporto con l'animale diventa anche un modo per avvicinarsi a quella che è la cultura del rispetto. Pescara quindi per questo è stata sempre molto, molto grande, perché in tutte le difficoltà che ci sono state anche appunto per il canile, la città ha sempre risposto molto bene, i volontari sono sempre stati presenti, sempre molto attivi, e quindi diciamo possiamo dire che è stata una città per quanto riguarda il rispetto degli animali sempre come dire un po' avanti rispetto alle altre. E oggi quindi stiamo cercando, come diceva, di far elevare un po' il senso civico di tutti questi proprietari, che ovviamente aumentano. Poi quello che ci preoccupa comunque è la cattiva gestione di certi cani. E cioè? Il problema è che spesso quando noi vediamo un pitbull, senza magari guardare il viso del proprietario, ci possiamo immaginare chi è il proprietario, perché è un cane molossodio, è un cane che comunque incute diciamo anche un po' di timore, spesso è un cane che si accompagna a un certo tipo di proprietario e gli diventa un'arma, perché il cane in sé non è pericoloso. E bisogna appunto in questi casi fare anche molta vigilanza, perché spesso sono persone che hanno anche, come dire, dei precedenti di gestione di animali che sono stati sottratti per maltrattamento, eccetera. E comunque anche su questo siamo sempre molto attenti, anche grazie alle associazioni che sono attive sul nostro territorio. Io devo esprimere un apprezzamento personale per il modo in cui ha gestito la delega, perché a differenza di una vecchia amministrazione in cui si erano partoriti dei progetti un po' lunari su aree di sgambettamento per i cani e sottopassi stradali riservati ai cani, questi progetti lunari sono stati accantonati. La ringrazio. Paola Marcheggiani la conoscete, è una appassionata di politica, una grande fan di D'Alfonso, sì, si può dire, sì. Ha fatto anche dei fioretti che ha mantenuto. Sì. Paola, di che cosa ti occupi in questa giunta? Allora, io mi occupo dell'igiene urbana ed è una delega che sto amando sempre di più, e poi ho la delega al patrimonio culturale.
Devo dire che la nuova delega, poi ho la delega anche alla riserva d'Annunziana, appunto come igiene urbana e la Monnezza, la delega appunto dell'igiene urbana mi sta veramente prendendo e appassionando, anche perché penso che quando il sindaco parlava di decoro, sicuramente l'igiene urbana fa parte di questo decoro, e penso che Pescara sicuramente, per quanto riguarda l'igiene urbana, ha delle vere criticità. Una delle cose di cui veramente sono fiera è una cosa piccolina che però persiste ormai da 2 anni, è quella, io credo che tutti i cittadini, credo che tutti voi vi siate accorti che per la Riviera non esistono più i cassonetti, che come sempre sono un veicolo per lasciare e abbandonare i rifiuti lì vicino. Non so se vi ricordate gli odori nauseabondi delle alghe che venivano depositate in tutte le ore davanti ai cassonetti per tutta l'estate 3 anni fa. Ecco, io questa era una cosa che mi dava proprio fastidio come cittadina di Pescara, quasi mi vergognavo di... Paola, ti interrompo, a Porta Nuova ci sono ancora delle strade dove quando passi in certi giorni ti pare di svenire davanti a certi cassonetti. Certo, io ho detto che ci sono... Anche le periferie, Porta Nuova non è periferia. No, io dicevo la Riviera perché ho sempre considerato la Riviera una strada importante per la nostra città e soprattutto nel periodo estivo. Ecco, aver tolto i cassonetti e aver organizzato una raccolta differenziata porta a porta negli singoli stabilimenti, e devo dire con una grande collaborazione della categoria dei balneatori, con la quale io mi sono trovata benissimo e ho lavorato molto. Dico, questa è una piccola cosa, però è espressione di un'attenzione. Sicuramente ci sono tantissime criticità, però io penso che il problema principale sarà quello di fare questi estendimenti micro ambiti centrali e periferici, come dicevi tu, sicuramente perché siamo il fanalino di coda per quanto riguarda la raccolta differenziata, e noi appunto abbiamo fatto questa estensione a Via Raiale che funziona benissimo. Nel momento che sono stati tolti i cassonetti stradali, la gente non abbandona più i rifiuti lì davanti e i cittadini sono contenti. Ci sarà una ottimizzazione a San Silvestro, ai Colli, che porterà alla fine il 37% della città di Pescara a fare realizzare il porta a porta. La nostra aspirazione è proprio quella di implementare anno per anno, e c'è un progetto già che Attiva ha preparato di implementazione della raccolta porta a porta, che poi prevederà anche per quanto riguarda la raccolta stradale, che purtroppo in certe zone dovrà rimanere, anche la differenziazione monomateriale del vetro. E quindi queste cose penso che si possano però sorreggere e reggere se ci sarà la partecipazione di tutti i cittadini, per cui punteremo tantissimo su una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione che deve iniziare nelle scuole. Abbiamo iniziato quest'anno, abbiamo collaborato con il liceo artistico, che è stato promotore della brochure che poi è stata consegnata ai cittadini di Via Raiale. Quindi su questo settore vogliamo continuare. Adesso la regione ci finanzierà un nuovo centro del riuso e ho già delle idee proprio riguardo a quello che dovrà essere nel questo centro del riuso, anche l'attivazione della creatività dei giovani, puntando proprio sulle scuole e continuando in questo settore. Grazie Paolo Marcheggiani. Allora, io tornerei a bomba al sindaco, perché delle 3 parole di questa chiacchierata, la parola rimasta in evasa, diciamo, è quella delle ambizioni per la città. Gli stavo dicendo prima, mentre parlavano gli altri, che mi piacerebbe che lui raccontasse qual è la sua ambizione, anche su cose che lui non potrà realizzare, perché andrà a fare altre cose, perché magari fra 10 anni non sarà più sindaco, no? Te lo auguri anche tu. E ti do il microfono. Previsto che insomma c'è sempre questa cosuccia che è la legge. Pescara 2027 è l'orizzonte cui guardo, perché il 4 gennaio del 2027 Pescara compierà 100 anni, 100 anni da quella unificazione delle due sponde del fiume, della costituzione della provincia.
Verso Pescara 2027 uno si interroga con l'ambizione naturalmente di cercare di andare oltre il proprio naso, il contingente del momento, ma immaginare cosa sarà domani. Io penso che Pescara resti la città dell'eterna fuga in avanti. Vorace è stata la sua crescita nel Novecento, per ragioni poc'anzi compendiate da Presutti. Una crescita che oggi sembra aver raggiunto una fase di stallo, ma che dovrà riprendere. E Pescara io penso sia un naturale crocevia di relazioni, sia un luogo in cui si incrociano le persone, si incrociano le esperienze, si incrocia l'impresa. E questa sua vocazione di città snodo dovrà essere implementata nel 2027 e anche oltre. Con l'erogazione io penso di servizi di qualità, perché noi dobbiamo trasformarci in città dei servizi. L'economia della conoscenza a cui accennavo prima va in quella direzione. E poi c'è una sfida che è quella di chiaramente essere snodo anche di un'area più vasta, che non è solo l'area metropolitana vasta, di quell'area noi già siamo snodo, ma è il grande tema europeo della macroregione Adriatico-Ionico, che al momento, direbbe Paolo Conte, è un'idea come un'altra, non ci sono... È un sarchiapone. No, sarchiapone e Walter Chiari, diciamo, io ho un'altra formazione pop, mettiamola in questi termini. Ma tu sei giovane. Insomma, nonostante tutto... E quindi io mi immagino che Pescara, città dei servizi, è quello cui essa debba tendere, considerando naturalmente un dato, quello delle ancora importanti, significative, aperte occasioni di trasformazione urbana che noi abbiamo. Ma torno su questo, perché poi le città sono degli organismi viventi, esattamente come quelle piante che abbiamo tagliato, perché le piante nascono, vivono e muoiono, e quindi bisogna in qualche modo rinnovarsi e bisogna, diciamo, sfruttare queste opportunità. Una città piccola ma grande. Ieri c'era il sindaco Falcomatà, il sindaco di Reggio Calabria, che, diciamo, mi ha colpito. I sindaci vivono ovunque esperienze diverse, però certamente il territorio in cui si ingaggia la battaglia quotidiana contro i problemi della burocrazia a favore della vita dei cittadini possono essere diversi. Reggio Calabria, per esempio, è esattamente diversa da noi, ha un grande territorio e meno popolazione, 97 km quadrati e 160.000 persone che ci... diciamo qualcosina in più. Noi siamo 33 km e 121.000 persone, abbiamo poco territorio, dobbiamo sfruttarlo, diciamo, al meglio. Io non credo, diciamo, che si possa continuare a pensare che costruire case sia una risposta, così come non credo che la risposta possa essere l'economia dei bar. Non vorrei essere frainteso, però fino a qualche tempo fa chi aveva due lirette comprava una casa. Oggi gli immobili sono oggetto di una tassazione che è sempre più incidente, non sono considerati un buon business, è difficile venderli, è difficile affittarli e ci si pagano sempre più tasse, talvolta comunali, non ci fa piacere, ma noi abbiamo anche, noi amministratori pubblici abbiamo anche questo, diciamo, questa simpatia, e cioè tagliate le risorse dei trasferimenti dello Stato centrale, ecco che bisogna chiederle ai cittadini. Però forse questo semplifica le cose, perché tu puoi più agevolmente rendicontare come investi quei denari pubblici. E quindi penso, appunto, cerco di avviarmi alla conclusione, che la Pescara del 2027, verso Pescara 2027, è stato un hashtag che abbiamo hashtag, mi è scappato un termine inglese, che faccio, 20 flessioni? No, anche 10. No, 5, dopo però. E diciamo sia appunto l'orizzonte verso cui tendere. Io mi immagino che nel 2027 Pescara sarà sempre di più. Non è vero che non c'è la polizia municipale, guardatelo, quello è vero. Ecco, ci saluta pure la moto, perché qui non si vede mai la polizia municipale. Ci... No, proprio perché ci siamo. Guarda, qui adesso arrivano anche quelli a cavallo. E quindi io mi immagino che la Pescara del 2027 continuerà a essere una città snodo nell'erogazione di servizi di qualità. Allora, io ringrazio tutti, è stato piacevole, vi ringrazio anche di non aver usato parole difficili che io non capisco. Io direi che possiamo andare a berci una birra. Voi siete di questo parere o volete fare delle domande? Avete parlato di tutto, città.
di Pescara, ma non avete parlato del porto, che è la prima criticità di Pescara. È la prima. Nessuno si è degnato di parlare del porto di Pescara, che era un porto molto attivo. La mercantile e la Tiziano, senza parlare dei pescherecci. Quando gli ha messo mano gli spedizionieri con le istituzioni, adesso al porto di Pescara non ci viene più nemmeno un moscone. E voi non ne parlate nemmeno. Lì mi ha scambiato per il sindaco, ma non lo so. No, lo so che non è il sindaco. Sto scherzando, secondo me dipende dalla maglietta. Sono le istituzioni, né il sindaco questo, né quello che c'è stato, né quello che. Lei ha ragione, sulla protesta. Le istituzioni. Allora, che non sono competenti della materia. Sentiamo il sindaco se c'ha intenzione di. Io adesso naturalmente freno a proposito degli esperti, perché le categorie degli esperti, gli autoproclamati esperti, cioè siamo pieni di autoproclamati esperti. Io socraticamente so di non sapere, però so anche che quella vocazione sorgiva per le relazioni, nasce da un dato infrastrutturale che funziona, ovvero per essere una città snodo bisogna essere, deve essere facile arrivare, deve essere facile partire per uomini e mezzi. Questo spiega perché alcune infrastrutture, aeroporto, porto e ferrovia, restano fondamentali. Lei, e non è la prima volta, ricordo anche in questo parco, mi sembra eravamo lì, diciamo, e giustamente, forse anche per prossimità fisica rispetto appunto a questo luogo, punta le sue attenzioni sul porto. Il porto naturalmente è un asset, come si dice, mi è scappato un'altra parola, vabbè, e diciamo è un'infrastruttura molto importante e bisogna, io penso, in primo luogo dotarsi di idonei strumenti normativi, perché gli idonei strumenti normativi fanno seguito idonei finanziamenti. Questa cosa non è astratta, è il piano regolatore portuale, PRP, una sigla per la quale da oltre un anno siamo in attesa di un responso da un luogo mitico che si chiama Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Porta Pia, ve la ricordate? La breccia di Porta Pia, la presa di Roma. Ebbè, c'è una metafora, perché la breccia di Porta Pia sarà quella che consentirà l'approvazione di questo benedetto piano regolatore portuale e, per esempio, primo passo rispetto ad una maggiore agibilità del porto, lo sfondamento di quella diga foranea che certamente non aiuta la qualità delle nostre acque e certamente non aiuta la navigabilità con tutto ciò che ne risente. Poi ci sono, io penso, anche la necessità, cercando appunto di guardare oltre la prospettiva del proprio naso, naturalmente, di una valutazione più ampia della portualità di questa regione, perché qui lungo la costa esistono dei porti in cui penso sia inevitabile che ciascuno assuma una propria specializzazione e specialità. Merci e uomini, uomini e merci. Tutto questo non si fa naturalmente in un giorno, però è importante la costanza nell'aggredire le questioni. Grazie e buona continuazione della festa. Scusate, una comunicazione, restate qui perché adesso ci sarà un interessante, altrettanto interessante dibattito sulla quella che è poi il tema di questi mesi, sul referendum costituzionale. Avremo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci, avremo degli esperti, il professor Di Plinio, avremo l'avvocato Ciofani e parleremo appunto della riforma costituzionale, ancora una mezz'oretta e poi inizieremo con le altre attività più ludiche, diciamo.